Come immaginavo, la mia amica ci ha ripensato e mi ha detto: "Dai, ti finanzio i componenti, voglio vederla sistemata questa radio". E quindi adesso ci mettiamo le mani come si deve e vediamo di fare funzionare l'FM, visto che lei si è decisa, e la facciamo contenta e così via. Si tratta di, sinceramente, di farla funzionare come si deve. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare qua. Qui erano già cambiati. Questi due non mi piacciono perché, insomma, non avevo il pezzo, ne ho messi due in parallelo e adesso l'ho ordinato. Qui sotto ce n'è un altro, ma va bene. Questi tre sono in parallelo e ho ordinato anche il ricambio e quindi va bene, li cambiamo perché effettivamente sono un po' uno schifo. Ma devo cambiare questi che sono di vetro, sono tubetti di vetro come questi qui, e questi sono sicuramente da provare e vedremo un po'. Io blamo loro. Questi qua dentro. Solo che per arrivare là dentro è un olocausto. Devo smontare tutte queste parti. Niente, io ho l'impressione che qualcuno abbia già messo le mani su questa radio, perché ci sono alcune cose che non mi tornano. Intanto questo altoparlante verde era collegato, questi fili verdi e bianco erano collegati qua, a questi due morsetti. E uno dei due morsetti non porta da nessuna parte. E c'era una traccia di un componente di qualche filo collegato qui. E la stessa traccia la troviamo qua. Un frammento di filo saldato che si intravede qui. Questo è inutilizzato. Dallo schema si vede che i due altoparlanti sono messi in parallelo. Ma la radio suona molto piano e io ho notato questa cosa, questo trasformatore sembra adattato, ci sono delle viti storte, in mezzo c'è un pezzo di ferro e quindi secondo me di questa radio è bruciato in passato il trasformatore d'uscita e hanno adattato qualcosa di diverso, che suona male, perché suona male. E questo è uno dei problemi. L'altro problema è che non c'è verso di fare sentire qualcosa nell'FM, per cui sinceramente al momento non so cosa fare. Ho trovato un piccolo problema. Il problema è questo. Su questo interruttore, su questo switch, praticamente c'era un filo staccato. Ed era questo filo nero che viene da questo trasformatore. E io penso che fosse attaccato qui, ma non vorrei che fosse attaccato qua. Ma qua no, non può essere perché questa. Oddio, questa è un'uscita per il coso qua. Io non capisco. Qua c'è già un filo rosso attaccato che va da qualche parte. Questo filo nero va al trasformatore. Ora io qua sull'ingresso. Io qua ho la tensione che entra su tutti e due e mi dovrebbe andare su trasformatore un capo e gli altri attraverso la presa sulle prese intermedie. Quindi ci sta che se io avevo questo filo staccato, come faceva a funzionare? Infatti non si accendeva, la nodica era molto bassa, la B+, come si suol dire, era molto bassa, era di 50 volt. Però la radio qualcosa si sentiva. Io non capisco come faceva a funzionare. Fatto sta che adesso l'ho collegato
io credo di averlo collegato giusto, credo di averlo collegato giusto e ho una B plus di circa 180-200 volt, perché sono due condensatori, su uno ho 180 volt, su questo ne ho 200, insomma qua dovrei avere 200 qualcosa, 230 circa, qui mi pare di averne 180, però l'altoparlante fa un sacco di rumore di alternata, quindi adesso verifico meglio. Yeah. A conoscere AquaShop 24. Infatti AquaShop 24 è uno store automatico dove potete recarvi per acquistare le cose. Di parole vuote ma doppiate. Direi che ci siamo. Davanti al distributore automatico. Magistrati sono estremamente pesanti per me. Io ho aspettato 7 anni prima di avere giustizia. Certo, bisogna alzare il volume al massimo, però. Ecco, io vorrei chiederle, sempre restando il tema di giustizia, lei è uno di quelli che hanno sostenuto in modo fiero e determinato e si sente anche bene delle stragi di Stato, cioè ha sempre E quindi il problema era quello. Ora c'è quest'altro problema strano, il volume basso. Si sente e mentre si distruggono cose e persone, sogni e speranze, con i toni bassi, poi quando alzo il volume si alzano gli acuti, trasporti, materie prime, inflazione, e si alzano gli acuti, vedete, e poi solo alla fine mi alza il volume. Vieni su essercna.it. È come se il volume agisse da controllo toni e questa cosa non mi piace. Ed ecco qua, onde corte, occhio magico in funzione. Era questa resistenza da 560 kΩ tra 9 e 7 che probabilmente prendeva il segnale da qua sopra e era completamente interrotta, era aperta, misurava infiniti ohm e adesso funziona l'occhio magico su tutte le bande, come potete vedere se mettessi a fuoco questa telecamera di merda. Si sente sempre un po' piano, mentre l'FM è ok. Fantasia in regia Fabio Cardinali, GR3 torna domattina con la prima edizione alle 6.45. Direi che insomma siamo a buon punto. Siamo a buon punto con questa radio e devo dire che va bene. Alla fine sostituite un pugno di condensatori. C'è questo aborto che sostituisce un 2 microfarad elettrolitico, ma funziona. Filtro alimentazione, forse potrei fare qualcosa di meglio con questo filtro alimentazione, ma va bene così per adesso. Una resistenza sostituita da 1 megaohm, questa qua chiara che misurava 1,5 megaohm, era un po' troppo. Un condensatore da 5.000 picofarad che ne misurava 3,5.
E quindi, insomma, un po' di tolleranza a cazzo, ecco, qualche condensatore sostituito, qua e là, aborto di condensatori in parallelo perché purtroppo ho solo questi, e questa resistenza scalda un po', ma nel complesso va bene, dai, va bene, porta antenna è qui, e ok, ok così. Vediamo se riesco a farvi capire meglio il problema del volume. Accendo e lascio il volume a zero. In questo momento funziona un solo altoparlante, perché se li metto in parallelo, come era in origine, si sente molto peggio. Ecco, il volume è a zero. Come sentite, ci sono i bassi. Ora, appena alzo un pochino, ribadito che si sta lavorando, ecco, diventa telefonico, con la Turchia in vista dell'adesione alla, poi alzo di Finlandia e non cambia nulla, una sconfitta, alzo ancora la sconfitta e diventa sempre più telefonico, e poi alzo ancora la linea del governo italiano, ecco, e la battaglia anche sul prezzo al tetto del gas, e ora diventa come si deve, bilaterale con Boris Johnson, si abbasso, non possiamo permettere telefonico, di vincere la guerra alla tavola, poi scendo, Mario Draghi, i bassi, ascolta il discorso di Zelensky, mi conferma il sostegno, è come se fosse un controllo toni, non un volume. Vittoria socialismo lui, vittoria socialismo lui, socialismo lui, però non qualcun altro, vittoria di socialismo lui. Vittoria socialismo lui. Vittoria socialismo lui. Vittoria socialismo lui. Perché? Perché abbiamo seguito lo schema. E lo schema mi dice queste cose. Perché ho un audio di merda? Perché ho il volume che si comporta in quel modo? Andiamo a vedere cosa succede qua in uscita audio. E ho misurato, misurando, il dottore la misura 33. Misurando ho trovato intanto questa resistenza aperta. E l'ho sostituita. Va bene, non è cambiato nulla. Ok, andiamo indietro, andiamo a vedere la parte prima dove c'è il controllo del potenziometro, un mega ohm, questo a posto, questo a posto, questa resistenza a posto, questo a posto, questo a posto, e alla fine vado a vedere la connessione del cursore dello slider del potenziometro e lo seguo, c'è questo condensatore che mi va sul piedino 8, vado a vedere ed era collegato sul piedino 9, quindi era collegato qui, e io mi domando, ma qui cosa cazzo c'entra? È qui che deve essere collegato. Controllo 14 volte lo schema, perché mi dico, ma possibile? Ma allora veramente qui qualcuno ci ha messo le mani, ha cambiato sia il trasformatore in uscita, ha cambiato un'altra cosa che mi ricordo era messa in una posizione diversa, e per giunta ha spostato questo filo dal 8 al 9, saldandolo sbagliato. Vado a sistemare questo problema e succede questo, succede la vittoria socialismo lui. Spegniamo qua, musica di merda che spero non mi... Scusi, dove trovo bassi e fissi? Vabbè, lasciamo perdere dove li trova. Quindi adesso il volume è fin troppo alto. Adesso posso andare
posso andare ad ascoltare le onde medie. Ora sì che si sente. E che cazzo. Non è proprio abile nei collegamenti. Va bene, ho capito, ci sono le interferenze, va bene. Andiamo sulle onde corte. Perfetto, direi. Anche l'occhio magico alla grande. L'unica cosa che mi resta da provare, ma so già che funzionerà, è il giradischi, perché la parte amplificatore audio adesso è perfetta. Non solo, ma posso rimontare l'altro altoparlante in parallelo, perché qua veramente è di una potenza. Beh, proviamo il registratore. Proviamo stu cazzi giradischi. Allora. Non fa neanche più il rumore che faceva prima. E mettiamo su questa roba. Perfetto, va bene. Copyright, mi pare che c'era una parte di... Attention please. Achtung, Achtung. Sì, sì, va benissimo. Sappiamo tutti benissimo cosa sto pensando in questo momento. Paris, Lissabon, zum Ausgang B. E certo, c'ha ragione. Achtung, Achtung. Sì, sì, guarda, sto attentissimo. Torniamo alla radio. Torniamo alle onde medie. Qui ho la lampadina che fa falso contatto. Sì, sì, va bene, musica copyright, via. Mi sono cresciuti. I Cat sono stati i primi artisti britannici a perfezionare davvero l'estetica del taglio. Ora, il problema è la, diciamo, un po' scarsa sensibilità da parte del gruppo FM, forse dovuta a questa valvola di cui non mi ricordo la sigla. Guardiamo, grazie al socialismo, la sigla di questa valvola è la ECC85, che si sa essere una valvola non critica, però sì, a volte critica, però si esaurisce facilmente. Noi ne abbiamo un'altra qui, possiamo riprovarla adesso che tutto va bene. Oh, si è spento tutto. Ah, è la spina che fa contatto al cazzo. Me ne fotto del copyright. Vabbè, interrompiamo un attimo e riprendiamo. Adesso anche il controllo Tony funziona perfettamente. Che dire, ho voglia di provare questa valvola. Adesso le proviamo al volo senza spegnere. Prima però smonto questa copertura. Adesso scassiamo tutto, perché io pullerò la valvola. Ecco, ho tolto la valvola e metto quest'altra, possibilmente senza sbagliare. Ecco fatto. Ora vediamo come si sente, se prende meglio le stazioni più deboli. Intanto bisogna vediamo se rimane in frequenza. È rimasta quasi in frequenza. Verso Kele Ketla, che è il nome del progetto discografico nato all'interno della biblioteca indipendente di Soweto, che porta lo stesso nome. Soweto. È un nome che nella lingua Sepedi, una delle 11 parlanti. Ma Sepedi poi paghi. Progetto che ha coinvolto l'organizzazione benefica.
Occupant Tree alle 14.40. Africani, britannici, No, siamo lì. Questa arriva fortissimo. Questa pure. Abbassiamo un po'. Ani e malose maglia di Kelechetla, appunto di questa biblioteca indipendente. L'idea iniziale è quella di realizzare semplicemente un disco. Mi pare che questa funzioni meglio. Ora rimetto l'altra. La faccenda si fa seria grazie al... Grazie a sto cazzo si fa seria la faccenda. Il bello delle valvole. Già. Vediamo se si sente più o meno come l'altra. Rimango, cioè lascio questa. Appunto questo Kelechetla uscito nel 2020. Un po' peggio, devo dire un po' peggio. Di dialogo musicale tra idee diverse che si incontrano. E un po' più disturbi, quindi questa la levo. Ho deciso che installo questa. E... perché è più migliore, come potete sentire, è più migliore. Va bene. Che dire, a questo punto io rimonto il tutto e sono contento. Questa radio Minerva modello Garda direi che è riparata. Modello Garda, non Bolzano. Penso che la Garda abbia il fonografo, il riproduttore fonografico. Te il giradischi. Bene, grazie per aver seguito fino a qua questa avventura. Ah, devo sistemare questa lampadina che fa falso contatto. Devo fare qualcosa di... perché non deve fare così, non deve... Ok, dopo molte bestemmie, perché questo filo da pesca cinese è sottilissimo, eccolo qua, è un cazzo di capello, e fare i nodi che sono descritti qua è fottutamente impossibile, comunque sono riuscito a centrare e a sistemare la sintonia, che adesso funziona perfettamente, sperando che questo filo regga la molla. È un po' così, però dovrebbe essere giusto. Praticamente la molla parte, il filo va su sulla spira interna e scende. Spira interna la radio, scende, fa due giri attorno a questo cazzo di merda. Dopodiché, dopo i due giri attorno a questa merda qua, va sotto, passa di qua, torna sopra, sale su questa rotella del cazzo che fa il giro sulla parte esterna di questa rotellona, scende e viene annodato qua. Quindi ripeto, molla tesa, parte interna, scende sul perno di ottone di merda, va sotto la lampada, sotto questa rotella di merda, risale sopra, ci sono gli indici, va sopra l'altra rotella di merda che scende, va nella parte esterna adesso del rotellone e esce qua e si annoda qua. Per fare questo nodo, bestemmie. Beh, ora una bella pulita al mobile. Insomma, una pulita. Ci sono anche dei coriandoli, vedete. Chissà di quali anni. Comunque va bene, una spolverata, poi magari gli do una pulita un po' più meglio. Anzi, mi sa che accendo il compressore e gli diamo una bella soffiata a questa cazzo di mobile.
Andiamo un po' di qua. Va bene. Passiamo un panno e via. Fanculo. Un panno soprattutto qua. Ecco, volevo pulire un po' questa scritta, ma è evidentemente cotta. Va bene. Il vetro non lo tocchiamo. Giusto una pulita qua. Ma questo, la parte del mobile poi la puliamo meglio. Puliamo meglio quando la macchina è chiusa. Perché qua c'è polvere, come vedete diventa bello lucido. Poi qua davanti gli diamo una pulita dopo. E vaffanano. Prima di scriuappare qualcosa, meglio fare un test, perché ho rimesso l'altoparlante in parallelo e non so se metterli in parallelo o in serie per fare sforzare meno la UL 84, insomma. Wow. Sì, però il copyright, cazzo. Oggi Radio 3 si sente un po' così. Varietà, lei mi parlava di un ascoltatore che accennava alle piante aromatiche, ma certamente sono un'ottima soluzione in terreni molto aridi e poco produttivi, ma che comunque anche delle piante aromatiche. Prova a metterli in serie. E vediamo un po' con gli altoparlanti in serie come suona. Prego. Impianti a goccia e dato live in maniera strepitosa. Assolutamente non perdetevi quello che vi proporrò, come non dovete assolutamente perdervi la musica di Radio Freccia, per esempio. Non male. Un signore che si chiama Beck e questo è il suo primo. Questo pomeriggio alla Camera la legge prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di. Adesso cerco un po' di informazioni su questa roba. L'unica cosa che non mi piace è questo movimento. Vedete la molla? Doveva essere un po' più tesa. Però insomma funziona e vaffanculo, eh? E niente, perché devo modificare le cose quando funzionano? Se lo schema elettrico dice che vanno in parallelo, allora io li metto in parallelo. Non sono sicuro di questo trasformatore che sia esattamente il suo, però suona bene. Quindi sti cazzi. Ora questa molla si muove un po' troppo per i miei gusti, ma non posso farci niente. E qui ho deciso che me ne sbatterò. Questo non ho capito che cos'è, però. La cosa più bella è provare la radio su Radio 3 con Stravinsky. Igor Stravinsky. Direi che è a posto, adesso è tarata. Ho tarato pure i cazzetti di sotto, perché ci sono i cazzetti sopra, ma ci sono anche i cazzetti sotto.
e quindi devo dire che adesso è veramente ok. Bene, bene, sempre più meglio, ma adesso non la tocco veramente più, basta, basta. Direi che si sente veramente bene. Finire anche il giradischi, che ora si sente benissimo. Ed eccola qua. Funziona. Lasciate andare, hai ragione. Dai, ormai la domanda. Delle 2, 14:52 in diretta da mercoledì, che dà spazio con i messaggi di spazio. Ecco, per ogni volta bisogna organizzare, perché di solito ce la faccio deve fare lei, lei dice che ce la fanno presto. Andiamo corte. Beh, funziona tutto. Va bene, finita. Ma chi lo deve convocare? Perché se uno non sa neanche chi lo convoca, quello non è